Ciao a tutti, bentornati. Sono tornata oggi con una nuova beauty box, una beauty box però in edizione limitata. Sto parlando della beauty box di Look Fantastic, edizione di Pasqua, e mi è arrivata questa box molto molto bella e molto ampia, devo dire, abbastanza anche ingombrante. Mi ha convinto a prendere questa box il prezzo, perché all'interno di questa box, diciamo il valore di questa box è di circa 300 euro, però per fortuna l'hanno messa ad un prezzo molto più basso, quindi l'ho pagata soltanto 70 euro. Vedete che meraviglia. Questo qui è il mio uovo di Pasqua. Mi dispiace averlo pubblicato dopo Pasqua, ma mi è arrivato praticamente dopo. Mi è arrivato oggi. Oggi è martedì. Vabbè, vedrete il video sicuramente qualche giorno dopo. Però la box è questa qui, con all'interno il mio uovo d'oro, chiaramente il logo qui di Look Fantastic, il colore poi sapete è stupendo. Non so se riuscirò a conservare questa box, perché all'interno è fatta così, quindi non so se riuscirò a conservarla, però farò di tutto per poterla tenere. Andiamo a vedere però che cosa c'è all'interno di questo meraviglioso uovo. Allora, è in tipo in metallo, come vedete, e lo andiamo ad aprire. Vediamo all'interno che cosa c'è. C'è praticamente prevalente tutto di skincare. Lo andiamo ad aprire, lo apriamo insieme. In realtà so cosa c'è dentro, ma non l'ho aperto. Eccolo qui, non so se si vede. Sì, si vede. All'interno tutti i prodotti full size, e questa cosa è molto molto importante, e diciamo anche questa cosa mi ha portato poi ad acquistarla. Di solito tutte le edizioni limitate delle box di Look Fantastic, all'interno i prodotti sono tutti in full size, almeno per quello che ho visto anche in passato mi è sembrato così. Questa è la mia prima beauty box in edizione limitata di Look Fantastic, quindi vi posso dire che questa volta qui sono tutte in full size. Andiamo per ordine ad aprirla. All'interno c'è anche il Deplian, dove ci sono tutti i prodotti che ci sono all'interno, e sono ben 7 prodotti. Andiamo per ordine, seguendo appunto il Deplian. Uno dei prodotti di cui sono molto curiosa è questo tonico della Rodial. Sapete che ho provato il gel detergente di questa azienda che mi è piaciuto tantissimo, peccato che fosse in mini size. Questo qui invece è in full size da 200 ml ed è un glow tonic. Sono molto curiosa di provare questo qui. L'applicatore è fatto in questo modo, con questo push, quindi andando a pushare il dischetto al di sopra si imbeve di prodotto. La profumazione la devo sentire perché mi interessa, è importantissima. È molto profumato, ha secondo me qualcosa... Un attimo. Tipo qualche fragranza floreale, non lo so. Non so bene all'interno i prodotti che ci sono, gli ingredienti che ci sono. C'è vitamina C, quindi dona una lucentezza, dovrebbe andare a donare lucentezza. Questo perché, proprio perché è un glow tonic, quindi un tonico illuminante. Altro prodotto che c'è all'interno è un olio viso, ed è questo olio qui della Balance Me 100% naturale Radiance Face Oil. Quindi è un olio viso. Io non sono... pratica con gli oli viso, comunque temo che mi vada poi a far venire fuori un sacco di sebo in eccesso, quindi ho sempre paura. Però secondo me devo fare molta attenzione, utilizzarlo con parsimonia, vediamo un po' se effettivamente mi va a dare anche un po' di lucentezza in più, quindi dovrebbe essere un olio illuminante. Mi dice 100% naturale, devo vedere bene all'interno che cosa c'è, che tipo di olio, perché qui non vedo, non c'è scritto. Devo leggere insomma con calma quale ingrediente c'è all'interno. Sentiamo anche la profumazione, sa di fresco, chiaramente fatto così con il contagocce, l'applicato il dosatore in contagocce, è comodo tra l'altro, vi farò sapere ovviamente. Altro prodotto che c'è all'interno, che in realtà ho già in mini taglia, e sono contenta di averlo trovato, perché forse l'avrei ricomprato, probabilmente l'avrei comprato, ed è la Cica Pair di Dr. Jart. Ed è una, per chi non lo sapesse, in realtà è molto famosa, la trovate anche su Sephora, ed è questa qui, ve la faccio vedere un po' più da vicino. Ed è una crema che va a eliminare o comunque ad attenuare molto i rossori che siano sulla pelle. Io sono ho questo problema, ho un po' di rossori sul viso, ed è fatta in questo modo, è praticamente verde, perché il color verde dovrebbe andare a bilanciare un po' il rossore che c'è sul viso e ad attenuarlo molto. È un prodotto trattamento,
Io non lo uso al posto del fondotinta perché ho sentito parecchia gente che lo utilizza al posto del fondotinta. Io non riesco, ci ho provato ma non mi piace, perché dopo un po' sento la pelle un po' unta, il prodotto che va via. L'ho provato anche con una cipria a fissarla un po' di più, però non mi fa impazzire, quindi la uso più come base trucco. E a volte lo utilizzo anche la sera, al di sotto della crema idratante. Effettivamente quando la utilizzo mi vedo molto meno i rossori, cioè quasi, non dico scomparsi, però non li vedo proprio. Ovviamente andandola ad applicare sul viso scompaiono del tutto, però io insomma ci faccio caso soprattutto quando non la applico. Ecco, se io ad esempio lo applico oggi, vedo il risultato soprattutto domani da struccata, ecco, il giorno dopo da struccata. E subito praticamente vi va a coprire completamente i rossori, a questo color verde, che però poi riscaldandosi sulla pelle si adatta molto al vostro incarnato. Quindi sono contenta di averla trovata, perché probabilmente l'avrei ricomprata. Ha un SPF 30 tra l'altro ed è da 50 ml. Poi andando avanti, altro prodotto, questo è un prodotto che praticamente mi ha convinta ad acquistare la box, cioè quando l'ho visto ho detto ok, la prendo, ed è un prodotto contorno occhi ed è della Elemis. Questo brand non l'ho mai provato, in realtà io grazie a Look Fantastic sto scoprendo dei brand fantastici, tra l'altro costosi ma veramente, veramente, veramente ottimi, ed è questa qui. Ed è una crema, ed è un siero in realtà, un siero contorno occhi al collagene, è un anti-age, ed è un anti-occhiaie e anti, diciamo, rughe. Chiaramente nessun prodotto andrà a eliminarvi le rughe, certamente a combatterle, a contrastarle, perché no? E spero che questo prodotto sia valido. Chiaramente, ripeto, non ho le rughe, però quelle lineette d'espressione che comunque le ho, vorrei magari che questo prodotto me le attenuasse un pochettino. Dovrebbe anche a ridurre un po' le occhiaie, vediamo anche se per le borse va bene. È da 15 ml, quindi è in full size, vi farò sapere. Lui è stato il prodotto che mi ha convinta, ripeto. Altro prodotto, questo qui invece mi ha fatto dire quasi quasi lo prendo. Sto parlando di un prodotto per capelli, ed è questo prodotto qui della Christoph Robin, ed è una crema lavante volumizzante. In realtà pensavo fosse più una maschera o uno scrub per i capelli, perché all'interno, ve lo faccio vedere, ha praticamente questa formula tipo scrub con questi granuli, quindi credevo fosse così, però poi facendo delle ricerche, andandomi un po' ad informare, in realtà è come se fosse uno shampoo, comunque parla di pasta lavante volumizzante all'estratto di rose, tra l'altro si sente il profumo di rose e questa cosa mi piace molto, quindi devo capire se utilizzarlo come se fosse uno shampoo oppure pre-shampoo, sempre andandolo a sciacquare, perché mi dice che poi va sciacquato e crea praticamente una sorta di schiuma, oppure come shampoo vero e proprio, non lo so, vedremo un po'. All'interno l'85% di origine naturale, spero sia volumizzante. Voi sapete che io ultimamente ho un problema con i miei capelli, perché si sono praticamente appiattiti, assottigliati, sono abbastanza rovinati, quindi sono sempre alla ricerca di prodotti che vadano bene per i miei capelli e che mi aiutino un pochettino, quindi spero che questo prodotto mi aiuti in questo senso. Altro prodotto che c'è all'interno è un prodotto viso, e sto parlando di un prodotto della Omorowicz, mi dice Budapest, motivo per cui insomma il nome è quasi impronunciabile, ed è una Deep Cleansing Mask, ed è una maschera, ve la mostro, è una maschera all'argilla, ed è così, mask minerale, quindi mi dice che è minerale, 50 ml, chiaramente le maschere, come sapete, le maschere all'argilla sono maschere molto molto purificanti. Io sto utilizzando ultimamente la maschera di Origins, quella nera, in realtà è un po' aggressiva per la mia pelle, quindi non la utilizzo sempre, la utilizzo ogni due settimane, non tutte le settimane, perché la vedo un po' troppo aggressiva per me, però è molto efficace, purifica veramente molto molto bene, quindi sono molto contenta di averla trovata, perché ero alla ricerca di una maschera all'argilla. Vedremo come si comporta. Tra l'altro, visto il prezzo di questo prodotto, costa davvero tanto,
quindi mi auguro e spero che sia un prodotto valido questo qui, e chiaramente vi farò sapere. Ah, c'è anche all'interno l'attrezzo per prelevare il prodotto, abbastanza comoda sta cosa, e vi dirò. Ultimo prodotto invece è un prodotto per capelli ed è un prodotto della Aveda. Anche Aveda è un prodotto, è un marchio che non ho mai provato, ed è questo qui, ed è un prodotto in realtà diciamo per fine styling, quindi quasi come delle gocce a fine asciugatura. Io in realtà i prodotti in crema, non è olio quindi è una crema, i prodotti in crema a fine styling non li utilizzo perché ho paura che mi vadano ad appesantire troppo i capelli, quindi devo capire insomma se è un prodotto che fa per me o meno, perché di solito utilizzo degli oli che mi aiutano molto per le secchezze delle punte, perché ho le punte molto molto secche. Andremo a vedere. È un prodotto che si può utilizzare anche, qui mi dice Daily Hair Repair, quindi dovrebbe essere un prodotto riparatore per i capelli che si può utilizzare anche ogni giorno, quindi magari dopo averli pettinati si può tranquillamente utilizzare, quindi non necessariamente dopo averli lavati, ma credo che vada bene anche per tutti i giorni. Andremo, vi dirò, è un prodotto credo naturale questo qui. Aveda penso sia un prodotto naturale, è da 100 ml, perché vedo anche che c'è l'immagine del fiorellino, non so se si vede, quindi questo mi fa pensare che sia un prodotto naturale. Aveda o delle reminiscenze, dovrebbe essere appunto così. Vi dirò anche di questo prodotto, e questa era la mia super box di Look Fantastic in edizione limitata di Pasqua. Sono molto molto contenta, mi dispiace mi sia arrivata dopo Pasqua, avrei preferito mi arrivasse un po' prima, però va bene, capiamo anche il momento. E se vi interessa qualche prodotto in particolare chiedetemelo, anzi mi farebbe anche un sacco piacere. E chiaramente se vi piace i miei video mettetemi un like e iscrivetemi al canale, e io vi mando un bacio come sempre, ci vediamo presto, ciao!